Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute. Sono molto molto felice, si dice sempre, ma oggi lo sono in maniera particolare, di essere qui sia per presentare, per la ragione, la prima ragione è questa, questo libro, ma anche di essere qui con gli autori, con Giuseppe Giacomo Savini e con Tiziana Roversi, che ha accettato il nostro invito a fare una chiacchierata, a dialogare con noi. Tiziana per me è maestra. E maestra è una cosa importante, e collega, insomma, quindi ci sono delle relazioni a questo tavolo ed è bello essere, poter dire di essere, nonostante la solennità di questa sala, di essere tra amici. E grazie a tutte e a tutti per essere venuti. Questo libro è già stato presentato naturalmente in diverse occasioni, ma abbiamo voluto presentarlo qui e in questo periodo dell'anno, in questo momento. Il mese di novembre, il 20 novembre, è la giornata internazionale dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, e intorno a quel giorno, nei giorni prima, nei giorni dopo del nostro calendario, ci piace organizzare eventi e presentazioni, attivare discorsi intorno a questa importante convenzione internazionale sui diritti delle bambine e dei bambini e degli adolescenti. E quindi insieme abbiamo deciso e voluto presentare qui adesso, appunto nel mese di novembre, Cenni di guerra, per sottolineare il fatto che senz'altro al centro c'è una vicenda storica, quindi è un'operazione importantissima legata alla memoria e alla trasmissione della memoria, ma dal punto di vista dei bambini e delle bambine. Quindi questi racconti, queste testimonianze che sono state qui riportate e che si vedono anche in diretta, perché sono state anche filmate, quindi si vedono anche in diretta nel documentario, dal quale poi vedremo degli estratti fra poco, ci riportano quei fatti, quelle vicende, ma dallo sguardo dei piccoli, così come li hanno vissuti i cinni ovviamente di allora. E quello che mi ha stupito guardando, che mi ha colpita guardando quel documentario, è il fatto che è la riconferma che la memoria passa spesso, molto spesso, dai sensi, no? Quindi la nostra memoria, anche a distanza di tanto tempo, è legata a delle sensazioni, prustianamente proprio parlando. Quindi questi ex cigni di guerra raccontano le loro esperienze attraverso i rumori. Quindi riproducono i rumori, il rombo degli aeroplani, le sirene, degli allarmi che avvisavano. Ecco, io volevo fare il saluto iniziale e poi lasciare quindi la parola agli autori, e innanzitutto a Tiziana Roversi, che ancora ringrazio, e che magari ci dirà anche due parole. Perché in questo stesso momento sta presentando in giro per librerie, per le scuole, sta leggendo un altro libro affine in qualche modo, che è La partigiana en tailleur, della collana Fattarelli Bolognesi di Minerva, e quindi un legame in più, diciamo, per essere insieme oggi a questo tavolo. Grazie. Dopo casomai entriamo nel merito anche di altri libri, che è bello perché siamo nel contesto giusto per parlare di libri. Però adesso ci concentriamo su I cigni di guerra. Faccio anch'io doverosi ringraziamenti a Veronica Ceruti, direttrice delle biblioteche del Comune di Bologna,
a tutti voi che siete qui presenti, compreso questo nutrito gruppo di ragazzi delle scuole Irnerio, e poi soprattutto a Giacomo e Giuseppe Savini, che hanno scritto questo libro, quindi merito loro se adesso siamo qui. E che cosa hanno fatto Giacomo e Giuseppe? Hanno raccolto in questo libro un centinaio di testimonianze circa di persone nate dal 1926 al 1939. In questa zona, in questa fascia d'età, sono persone che durante la guerra erano ancora bambini e ragazzi. Perché hanno circoscritto, hanno proprio selezionato questa età anagrafica? Perché loro cercavano proprio testimonianze di bambini in guerra, è questo che volevano sentirsi raccontare. Poi dopo magari ci racconterete come li avete intervistati, la modalità. Adesso io introduco genericamente questo. Sono bambini che hanno vissuto un periodo molto particolare e sono probabilmente gli ultimi da noi che dal 45 in poi abbiamo vissuto un lungo periodo di pace. Sono gli ultimi che ci possono raccontare com'è essere bambini in guerra. Sono quelli che, nonostante il dolore e la morte che la guerra porta, sono tra quelli che si sono salvati, che sono anzi cresciuti e sono anche invecchiati. E tra questo gruppo di giovani invecchiati c'è anche Antonio Faeti. Antonio Faeti che è scrittore, saggista, pittore, pedagogista. Uno dei principali pedagogisti della nostra università e forse anche del nostro paese, e qui, classe 1939, Antonio Faeti, qui scrive una bella, bellissima prefazione nelle vesti doppie di testimone e di pedagogista. Allora io leggo brevissimi frammenti dalla prefazione di Faeti, vi faccio sentire le sue parole, che non sono traducibili, si possono solo leggere così come lui le ha scritte. Ho trascorso in guerra tutta intera la mia prima infanzia, ma non mi sono mai ritrovato nelle narrazioni dei miei coetanei e conosco le ragioni di questa lancinante separatezza. Ognuno, per così dire, ha la sua guerra, perché costantemente ha inventato spiegazioni, ha creato spettri alternativi, ha posto nella favola creazioni utili per un aggiustamento indispensabile. Nel 1944, con la morte di mia madre e la ricomparsa di mio padre, iniziò la frequentazione del rifugio antiaereo di Via Orfeo. Era un labirinto tutto nero, composto di cantine, corridoi, percorsi che non si sa dove portassero. E qui, dato che i soldati tedeschi mi avevano insegnato a leggere e a disegnare, mi nascondevo in quella cella tutta mia con una candela e la collezione di Signal, la bellissima rivista di guerra germanica. Fuggire dalla guerra vera, scomparendo nella guerra delle finzioni? Proprio così. I bambini in guerra, nella guerra totalizzante che ha disgregato l'esistenza, non sono mai stati narrati davvero. La guerra che si prende tutto, che non lascia spazio a nessun altro evento, che ridefinisce orari e stagioni, luoghi e persone, figure e tempi, ovviamente stringe i bambini in un abbraccio entro il quale solo lei conta davvero. Da pedagogista, da scolaro del grande Giovanni Maria Bertin, mi sono spesso domandato se l'infanzia in guerra possa evolvere, possa cambiare, dimenticare, superare, cancellare. E la risposta è sempre rigorosamente negativa. Chi ha conosciuto gli allarmi aerei, chi ha visto i cadaveri dei fucilati, chi si è immerso nel buio dei rifugi, non ottiene mai il foglio di congedo. L'infanzia in guerra è un particolare capitolo di storia dell'educazione. I bambini che dovevano comunque trovare un adattamento tra cadaveri e macerie, tra bombe e ferite, sono andati avanti conservando una zona, per dirla con Stephen King, uno spazio dove congelare il lamento delle sirene, i volti dei superstiti, dove congelare il tipico risuonare dei mitra. L'infanzia in guerra paga comunque un prezzo molto alto, evolve con quella speciale componente del proprio animo.
Allora questi cigni di guerra, che sono cresciuti con questa speciale componente nel loro animo, incominciano a parlare con la voce di Francesco. Il primo che noi incontriamo è Francesco del 1926, che è il vostro papà, con una storia anche molto bella che poi più tardi, se il tempo c'è, io la leggo anche molto volentieri. Breve, sono tutti interventi molto brevi, poi ci direte anche come avete fatto a farli andare così direttamente nel cuore di quello che volevate che raccontassero. Insomma, sono brevi, sintetiche e bellissime tutte quante. Allora, avete incominciato da Francesco con il Piave, quindi una scelta familiare, cioè, a partire dal papà, come mai? Chi vuole incominciare? Giacomo? Beh, sì, comincio perché, io perché... Perché Francesco mi ha detto che sei stato tu il primo. Ho iniziato io le interviste e sì, abbiamo fatto anche una piccola eccezione inserendo una persona nata nel 26, perché in realtà i cigni di guerra sono più nati dal 30 in poi, diciamo. Però l'idea del libro nasce dal fatto tutti più o meno quelli della mia generazione sono cresciuti con i genitori che dicevano durante la guerra c'era questo, io la tua età, cioè, un mondo che in quel momento si sembrava quasi qualcosa di un po' fastidioso. Poi ho avuto una figlia, quando mia figlia aveva 5-6 anni ho iniziato ad associare mia figlia a mia mamma e a pensare che i racconti che mi faceva mia mamma quando mi raccontava dei tedeschi aveva l'età di mia figlia, che in realtà aveva non aveva quei problemi, insomma non aveva quei ricordi, e ho capito che era una cosa che andava un po' fermata. Di racconti ne ho centinaia, abbiamo la schiavitù del telefonino che ogni tanto ci dà dei vantaggi, perché questo mi ha permesso di registrare e filmare questi racconti, questi bellissimi racconti. Io, diciamo, ho iniziato il percorso, poi è arrivata la cavalleria, se no sarebbero ancora il mio telefonino tutti i racconti. Invece grazie a Giuseppe si è poi sviluppato il progetto ed è andato a questo fine. Quindi adesso procedi tu, Giuseppe. Allora, come avete fatto? Avete incominciato a raccogliere la voce, ma anche le immagini di vostro padre della famiglia? Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio anch'io Veronica e l'Archiginnasio, ringrazio anche Tiziana di essere presente questa sera. Sì, allora è iniziata la cosa, come diceva Giacomo, dalla famiglia, intervistando i parenti, gli amici dei parenti o i genitori dei nostri amici, quindi in un gruppo ristretto. Giacomo ha fatto proprio la base del lavoro. Poi però ci siamo resi conto che dovevamo fare un passo ulteriore, cioè quello di andare a cercare altre testimonianze, perché bene o male tutte le persone che avevamo intervistato avevano più o meno situazioni simili, avevano vissuto in maniera simile la guerra. Quindi abbiamo cercato altre testimonianze e siamo andati nelle case di riposo, siamo andati nelle bocciofile, siamo andati in giro a cercare altri cigni che avevano vissuto la loro esperienza bellica, chiamiamola, in campagna, in montagna, in periferia, vivendo anche da soli per la strada, ma anche invece oppure accompagnati dalle dade nei rifugi, cioè volevamo varie testimonianze. E quindi ci siamo allargati col telefonino, che però poi a un certo punto, nel momento in cui andavamo nelle case di riposo dove dovevamo intervistare una decina di persone, il telefonino non teneva la memoria, e quindi ahimè abbiamo dovuto fare solamente registrazioni orali, non video. Purtroppo, peccato, perché comunque di queste 100 interviste che abbiamo fatto, la metà sono video, le altre metà sono solamente vocali. Insomma, il lavoro è stato un po' questo. Approfitto anche per ringraziare Paola Bulsamini, che è qua questa sera, a rappresentanza di tutte le operatrici che all'interno delle case di riposo ci hanno dato un'assistenza fondamentale,
e quindi fanno un lavoro importante e per noi sono state fondamentali, insomma. Quindi un po' questa l'avvio del lavoro, diciamo. Allora noi adesso possiamo anche vedere qualche cosa? Sì, allora dal libro poi quasi per caso, una volta che avevamo pubblicato, avevamo fatto una specie di breve book trailer, un amico di Giacomo che lavora all'Istituto di Cultura di Monaco di Baviera, mi sembra, ha visto il book trailer, allora ci ha chiesto di fare un documentario da presentare in rete. Adesso vi faccio vedere il breve. Qua. Vediamo con i minuti dove troviamo, riconosciamo alcuni dei cigni di guerra. Va bene, lasciatemi, perché ha cominciato la guerra. Il primo suonato della sirena era un preallarme, 3 pericoli. Mio papà andava alla finestra, mi ricordo, io ho attaccato mio padre, questo qua e le due bombe, ma grosse, mi mangio così, poi... Poi da quel momento tutti divertivo moltissimo perché sembrava un film, un duello aereo, ma che sfioravano le case, queste aeree, cose incredibile. Questo è il film, sai cosa mi piace? Io e mia cugina guardaste che era una meraviglia, insomma, no? Che facevo queste evoluzioni, poi si concluse con un aereo che è venuto giù, poi dopo andare a cercare, cioè perché andavamo a vedere, perché era bello andare a vedere, di prendere. Era una giornata di pioggia e loro avevano quegli impermeabili neri che avevano in dotazione alle SS. Facevano un passo ritmico, facevo a caponare la pelle. Un passo pesante, da cattivi. E loro dicono, c'è l'SS, io che scappavo. Mangiavano tutto quello che era in giro. I tedeschi vennero a appoggiare due magnifici cani armati, credo che si chiamassero tigre. Grandi, grandi. E io bagnavo dalla voglia di arrampicare. Noi giocavamo, eravamo esperti, conoscevamo le schegge della contraerea dalle schegge delle bombe, i proiettili perforanti dagli altri normali, conoscevamo tutto. Stavamo lì delle ore perché c'era uno che con le mani e una candela dietro faceva il filo. Era bravissimo, capito come? Fili interminabili di tedeschi a piedi con dei carri e cavalli anche, dei carretti di cavalli che danno verso... E mio babbo è uscito e ha detto, sono i soldati. Poi ha detto, no, sono americani. Non erano americani, erano polacchi. Loro videro tanto di quelle cioccolate purché li dessi là. Lo bevevano con un'avidità. Allora io avevo preso il cioccolato, ma molte. Soltanto da questo spezzone del documentario mi pare di ritrovare alcune cose che ho trovato nel libro, nel leggere i racconti, e ci sono delle cose che vengono ripetute, che molti di loro raccontano. Una su tutte, il suono, il rombo, come diceva Veronica prima, il rombo degli aerei, ma poi questo correre con la paura nei rifugi. Ci sono alcune cose che ritornano, che raccontano tutti, in tanti. È vero, è una mia...
No, è vero, anche perché prima ci chiedevi come abbiamo fatto ad andare così dritto al punto nei racconti, ad essere così sintetici, ma effettivamente c'era poi una specie di scaletta, perché tutti si ricordavano i bombardamenti, la notte dei Bengala, con Bologna illuminata a giorno, i tedeschi, perché facevano una certa impressione comunque, quello che stupiva molto che i tedeschi... incontrando i tedeschi buoni, diciamo, anche buoni, delle persone, no, cioè, voglio dire, oppure le SS che erano invece individuati come paure, e il giorno della liberazione alla fine ruotava su questi 5 o 6 argomenti, perché sono eventi, nel senso, l'11 settembre tutti sappiamo dove eravamo e tutti ce lo ricordiamo, e il prossimo libro scriviamo l'11 settembre, ognuno ci dice dove era. E la notte dei Bengala tutti se la ricordano, sicuramente anche vedo qua delle cinne che annuiscono, e quindi son quegli avvenimenti che rimangono impressi, o l'incontro con un tedesco che ti dà una mela, come mi dà una mela questo qua, con questo cappotto nero, e quindi era abbastanza semplice, e nell'intervista far affiorare il bombardamento, la liberazione e tutto, e quindi andare al punto, anche se in realtà era molto divertente poi intrattenersi magari un'ora col telefono scarico e sentire tutti i racconti che andavano anche dopo il 45, in questo modo, insomma, il discorso è un po' questo dei racconti che si ripetono. Se posso aggiungere, in realtà poi ognuno di quelli che abbiamo intervistato, delle persone che abbiamo intervistato, ha un modo diverso, ha avuto un modo diverso di riportarsi la sua esperienza. Anche perché comunque spesso, cioè, noi abbiamo intervistato dei bambini del 45, cioè, però abbiamo intervistato gli ottantenni di oggi, non i bambini, quindi sono passati 75 anni. In questi 75 anni la memoria ha creato dei cambiamenti. Allora si vedevano, per esempio, che c'erano persone che avevano una memoria proprio congelata, un racconto che avranno ripetuto nel tempo più volte. Oppure c'erano delle persone che avevano una memoria quasi preconfezionata. E se c'erano dei vuoti li riempivano con l'esperienza di altri. Oppure addirittura c'era della gente che confondeva, non sapeva se erano cose che si ricordavano direttamente o non, oppure venivano da racconti. C'è quel racconto di cui abbiamo anche il film, di questo signore che ricorda i partigiani impiccati lungo un viale, però non sa più se sia il suo ricordo o una fotografia che ha visto dopo. Quindi la memoria fa dei passaggi strani. E ci sono anche delle persone che invece hanno rimosso completamente tutto. E ho intervistato alla barca un signore che ha raccontato una sua bella storia. Lui era orfano di padre, viveva con la madre, poverissimi in città si è patita molto di più la fame rispetto alla campagna. Lui era in città e ha patito una fame terribile per tutta la guerra, per tutti i 3 anni di occupazione. Poi dopo è passata la guerra, lui è andato a scuola, si è diplomato, ha trovato un lavoro, ha trovato una moglie, ha trovato dei figli, non ha mai più pensato alla guerra, proprio aveva cancellato completamente tutto. Poi una sera a cena era con i 2 figli e il figlio piccolo gli ha detto: babbo, a me non piace il prosciutto. Ed è bastata questa frase come una chiave, come una parola magica per fargli ritornare alla mente tutta la guerra. Tutto quanto quello che aveva passato. Quindi la memoria ha spesso, quindi noi abbiamo cercato con queste interviste di andare a capire che tipo di racconti ci facevano e riportarli con anche tutte le imperfezioni che c'erano in questi racconti, perché poi alla fine noi non volevamo scrivere la storia della guerra a Bologna, volevamo raccontare la favola di cui ci hanno parlato, appunto questa signora che ci diceva: mi ricordo la guerra come una favola. Noi volevamo proprio cercare quella favola. Cioè, ce n'è una anche che parla dei suoi giocattoli, perché sì, ci sono quelli che si ricordano questi grandi fatti terribili, queste grandi paure, e poi ci sono alcuni che ricordano dei piccoli dettagli, ricordo certo. Bene, ce n'è una che ricorda La Paola Rubbi a proposito di questi giocattoli che le scompaiono. Ce l'avete sì, qua? Sì, l'abbiamo, possiamo far vedere.
che sono piccoli, ma per un bambino non è poi così insignificante. Da lì ho capito che il mondo era cattivo. Da lì ho capito che il mondo era cattivo, sì. Sono Paola Rubbi e nell'ottobre del 43 avevo appena compiuto 10 anni ed eravamo scappati da Udine, dove papà era militare, eravamo riusciti a scappare dai tedeschi ed eravamo arrivati a Bologna, eravamo sfollati fuori in via Guelfa, qui è fuori San Vitale. Il 23 di marzo del 1944 avvenne l'ultimo bombardamento di Bologna prima che la città venisse dichiarata città aperta, città ospedaliera. E proprio in quel bombardamento venne colpita la nostra casa, che era in via, allora si chiamava Gombruti, anche quel pezzo lì, ed è il pezzo che va da via Ugo Bassi fino a via Porta Nuova, oggi si chiama via Testoni. E appena finito il bombardamento, nel pomeriggio stava quasi presso il coprifuoco, papà prese la bicicletta e venne a Bologna per vedere se era successo qualcosa. Quando rientrò da noi, sfollati, e aprì la porta della cucina e disse soltanto in pieno, cioè era stata colpita in pieno, era una casa molto grande e subito naturalmente, ma cos'è rimasto su, ma che cosa è andato giù, lui raccontò quello che si poteva vedere dalla strada, perché era al secondo piano, di cosa era rimasto, dice, si vede un pezzo del mio ambulatorio che è rimasto, poi nella camerina si vede nell'angolo i giochi della Paola e poi è venuta giù la camera da pranzo, quella non c'è più, eccetera eccetera. Alla mattina dopo, immediatamente, papà e mamma presero le biciclette insieme a un amico che era lì e vennero a vedere cosa si poteva recuperare, insomma, a vedere se si andava su. E quando rientrarono, papà mi disse, guarda che i tuoi giochi non ci sono più, li hanno portati via stanotte. E in quel momento lì, sono sincera, capì in maniera infantile ma molto precisa che il mondo è cattivo. Caspita, bellissima questa. Che cosa vi devo chiedere ancora? Io sono rimasta molto colpita da più narrazioni e dopo, se volete, vi racconto anche quali sono quelle che mi hanno colpito di più, però sarei anche curiosa di sapere quali hanno colpito di più voi, che cosa è rimasto più impresso a voi che li avete ascoltati e guardati negli occhi tutti e 100. Forse siamo un po' fatta apposta, però questo racconto della Rubbi che ho filmato io, che è una grande amica di famiglia che adesso non c'è più, è uno dei racconti che mi piace di più, mi commuovo anche, quindi questo è uno dei miei racconti preferiti, proprio che capisce che il mondo è cattivo. E poi ce ne sono tanti altri comunque toccanti e belli, però sembra, è una coincidenza, ma questo è il mio preferito, ma anche per ragioni di affetto che provavo nei suoi confronti. Io faccio fatica a dire un racconto preferito, però agganciandomi al discorso che facevo prima sulla memoria, c'è anche, dicevo appunto che la memoria, poi il racconto possono essere reinventati, come forse poi era un po' quello che faceva nostro padre, di arricchire un po' i racconti. Cioè ci sono vari modi per cui la memoria rielabora le cose. E a me ha colpito molto, è un racconto forse al quale sono più affezionato, il racconto di Roberto, nato nel 37, ed è il racconto più lungo che c'è all'interno del libro, proprio perché non sono riuscito a tagliarne nessun pezzo, era talmente perfetto, talmente completo, che non era impossibile. Lo collego al discorso della memoria perché Roberto era di una famiglia ebrea e suo padre, racconto velocemente, suo padre era il più giovane radiologo in Italia, ed era il più giovane primario, ed era primario all'ospedale maggiore. Nel 38 con le leggi speciali lo allontanano dal suo lavoro e bandiscono il posto. Ma nessuno, da tutta Italia, nessuno partecipa, perché nessuno vuole prendere il posto di Roberto. Tant'è che nel 45, quando ritorna, lui riprende il suo ruolo di primario.
Roberto, il figlio, in questo bellissimo racconto, lungo, divertente, triste, commentando questa cosa, mi dice, mi racconta tutto e dice, ma però erano tempi pieni di gente buona e generosa. Cioè lui questa cosa la ricorda perché nessuno aveva preso il posto di suo padre. Non ricordo, cioè non, quindi lui ha rielaborato in senso positivo queste vicende, non mi ha detto erano tempi orribili che cacciarono via mio padre, mi ha detto erano tempi bellissimi perché nessuno gli prese il posto. E quindi questa rielaborazione dei fatti in questo senso positivo, cioè cercare il giusto nelle cose, mi è sembrata una delle testimonianze, insomma, che mi ha colpito di più. Mi fa piacere che ci sia la sorella di Roberto, la nipote. Niente, questo è quanto. Negli ultimi anni mi sono occupata di questo periodo della Seconda Guerra Mondiale e, visto che ne hai accennato, insomma, vado avanti. C'è un libro che è pubblicato da Minerva, peraltro come questo, che si chiama Renata Viganò con parole sue, e lì c'è Renata Viganò, mi pare di sentire in certi momenti anche la sua voce mentre leggo I cenni di guerra. C'è Renata che parla di suo figlio Bu, che aveva 7 anni quando l'ha portato con sé in valle, perché lei, scrittrice e partigiana bolognese, ha fatto la sua resistenza partigiana nelle valli di Comacchio. Parla di questo bambino e sembra uno di questi. Poi, proprio un mese fa, è uscito l'ultimo dei libri della collana Fatterelli Bolognesi, che curo ancora una volta per l'editore Minerva, e si intitola La partigiana in tailleur. È la storia di Penelope Veronesi, una partigiana bolognese realmente esistita, e la scrittrice ha romanzato leggermente perché ha messo accanto a Penelope, la partigiana vera, una ragazzina, Anna. E anche quando c'è Anna mi sembra di sentire tante delle voci che trovo nei cenni di guerra. Tutte le cose che dice Anna echeggiano un pochino alla maniera di questi racconti. E però sono scritti da adulti, è un'osservazione della guerra, di quel periodo di bambini durante la guerra, però è Renata Viganò che osserva suo bambino, è la Ianna Carioli che racconta con molta empatia, molto da vicino, ma racconta da adulta, dopo tutto quello che ha letto e ascoltato. Quindi ci permettete di leggere voi è piuttosto raro, è davvero molto particolare, come dice anche Faiti nella prefazione, sono loro che raccontano, e anche se sembrano, è lo stesso periodo, ci sono tante cose che tornano, però ci sono nei bambini alcuni punti di vista differenti che forse solo un bambino può raccontare, conservare nella sua memoria per averlo vissuto. Nel mio caso ne ho riconosciuti, ne identifico alcuni, insomma, e ce n'è uno, per esempio, che lo leggo magari, che tanto sono poche righe, ce n'è uno che ricorda i burattini, che pure è bellissimo perché l'infanzia procede, l'infanzia va avanti, come ha detto Antonio, rielabora. Ecco, guardate, è Maria B, classe 38, si intitola Via Roma, e dice: mio fratello più piccolo, che era del 42, no, vado da sopra, la guerra l'ho vissuta a Bologna perché mio babbo era nell'UMPA, era un dipendente comunale e andava quando bombardavano a tirare fuori i feriti.
Abitavamo dentro il liceo Minghetti, mio babbo era il custode ed eravamo vicini a via Roma, che adesso si chiama via Marconi, e l'avevano distrutta completamente, erano tutte macerie. Mi ricordo la sirena e che scappavamo nel rifugio e che erano poi le cantine del Minghetti. Mio fratello più piccolo, che era del 42, le prime parole che ha detto, invece di dire mamma e babbo, erano pecchi fugio, pecchi gli apparecchi. Fugio perché sapeva che si andava di corsa nel rifugio. Pecchi fugio, pecchi fugio. Con altri bambini giocavamo nelle macerie, giocavamo a palla, a rimpiattino, giocavamo lì sulle macerie di via Roma che era tutta distrutta. Avevano spianato le macerie nell'angolo di via Roma con Rivareno, adesso ci sono dei palazzoni, ma lì era tutto distrutto, e avevano fatto una piazzola e facevano i burattini. E quasi tutte le sere facevano gli spettacoli e noi ci andavamo accompagnati dalla mamma e dal babbo. Era pieno di gente e di bambini, era uno spettacolo. Era Pasini il burattinaio, aveva fatto tutta la capannina, poi faceva la recita, abbiamo visto la Ida, ci faceva vedere proprio delle opere fatte coi burattini. C'erano tutte le sedie e poi passava l'omino con il pentolino che chiedeva la questua. Arrivò una bomba proprio dove c'era la nostra abitazione, allora andammo a stare di là in campagna. Ecco, a me colpisce moltissimo un bambino che si ricorda i burattini e suo fratello che impara le prime parole durante la guerra e dice pecchi fugio. Quelle sono le prime parole dell'imprinting, insomma, di un bambino che impara a parlare sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo da mostrare anche delle cose, la regia, mi affido a voi quando dobbiamo... No, sì, ti volevo aggiungere che sì, ci sono moltissime di cose che poi dopo sono anche in contrasto anche delle volte fra di loro, per esempio anche sul concetto della paura. La paura, pensavo ai bambini, le bombe. In realtà la paura, la maggior parte di queste persone ci ha detto che loro fondamentalmente non avevano paura, un poco perché erano sempre, si ricordavano la vita in quei termini, loro erano sempre nate, vissute con la guerra, quindi non avevano sostanzialmente paura. E poi dopo volevano continuare a vivere, si viveva, diciamo, si continuava a vivere. Una signora per esempio mi ha detto la cosa più brutta che ho visto è stato quel tedesco nudo, cioè, la cosa che mi ha fatto più paura di tutto era un tedesco nudo al fiume che faceva il bagno, quindi è molto, cioè, varia molto da persona a persona. Però appunto vogliamo anche introdurre un'altra vicenda che è collegata al libro. Ad aprile ho ricevuto un pacco per posta dentro al quale c'erano una ventina di lettere scritte da dei giovani, da dei ragazzi che sono in parte qui questa sera, e ognuno di questi ha scritto una lettera a un sinno di guerra. Erano molto belle, poi me le hanno mandate proprio cartacee scritte da loro, non per mail o per... ed erano molto piacevoli, divertenti. Io mi sono ripromesso a loro, attraverso la professoressa che è qui questa sera, Elisabeth Donatello, e di fare da tramite, cioè far sì che queste lettere potessero in qualche modo arrivare. Diciamo che questa serata è un po' anche un'occasione per questo. Quindi se volete farli venire qui, sì. Ce ne volete leggere qualcuna, ragazzi? Mi va? Sono ragazzi delle scuole medie Irnerio. Sì. Sì, al microfono. Chi è che viene per prima? Ci tenevo a raccontare che tutto questo è nato anche a questa iniziativa di Io Leggo Perché, no? Che è un'iniziativa del Ministero che si è ricordato che esistono le biblioteche scolastiche dopo anni che le ha tenute nel dimenticatoio, e ci permette di incontrare autori, scrittori, e anche lo streaming facilita le scuole che non hanno assolutamente denari per pagare nessuno, purtroppo. Però loro non hanno incontrato questo libro così. Loro ce l'hanno presentato Cenni di guerra verso novembre, credo, vero ragazzi? E lì, per tutta una serie di motivi di incastri di orari di servizio, aveva partecipato la terza di allora. Poi però
siccome questo libro ha una profondità, uno spessore, una ricerca dietro apparentemente semplice ma non semplice, e che invece ha un profondo senso delle memorie necessarie alla ricostruzione storica, ho pensato che per il 25 aprile aveva un senso cominciare ad avvicinarmi a questo discorso, e quindi col fatto che voi presentavate il documentario ad Amburgo in streaming, perché non avevamo alternative in quel momento, loro hanno seguito lo streaming e la presentazione. E da lì è nata questa idea. Loro avevano già scritto altre lettere ad altre entità, ed è nata questa idea di voler scrivere anche ai cinni di oggi, di allora, loro cinica di oggi, e di farlo in cartaceo, che per noi, da questa, parlo di me, del Pleistoceno e medio, può sembrare una cosa ovvia, ma loro non avevano mai spedito una lettera con francobollo mettendoci le loro lettere cartacee dentro. E una delle cose che li ha emozionati di più è proprio andare dal tabacchino, comprare il francobollo, attaccarla alla busta e poi infilarla in quella buchetta, no? E da lì poi è nata tutta una serie di percorsi che stanno ancora proseguendo, proprio desiderano scrivere lettere cartacee ed inviarle a qualcuno come vuoi che le riceve e le legge. Chi è che viene quindi, per prima allora? Quindi chi è il coraggioso? Io non voglio citare il nome, ma insomma cominciate a venire, sedete. Cari cinni, mi dispiace tanto per quello che voi siete stati costretti a subire e vedere a causa della Seconda Guerra Mondiale. Non potrò mai comprendere e provare le emozioni che voi avete provato. Tienilo, ecco, parla bene dentro il microfono, perché dal fondo altrimenti non sento. Innanzitutto perché fortunatamente non sono stata in un paese in cui c'era la guerra, e secondo perché i ragazzi di oggi e della mia generazione pensano solo a vestirsi o a giocare o andare al parco, perché sono molto fortunati, non come voi che mentre giocavate a nascondino vi siete ritrovati i cadaveri intorno. Molte volte ci lamentiamo di non avere le cose che vogliamo, ma in verità abbiamo tutto. Penso che Giacomo e Giuseppe Savini abbiano avuto una bellissima idea nel raccogliere i vostri racconti e farci un libro, per non perdere le vostre memorie. Affermo che la lettura non è il mio forte, ma comprerò sicuramente il vostro libro. Tanti saluti, Nicolas. Nico? Caro Roberto, ieri sera ho partecipato ad una riunione Zoom che presentava un libro, Cinni di guerra. Durante ad essa ho sentito la tua storia e mi ha particolarmente colpita, soprattutto per la forza che hai avuto nel rimanere da solo per molti anni senza vedere i tuoi genitori. Anche quello che è successo a tuo padre non è giusto, una persona non dovrebbe essere cacciata solo per un'origine. Anche oggi succedono queste cose, anche se in una quantità minore. In quel periodo della Seconda Guerra Mondiale, tutti avevano una mentalità chiusa per persone come te che non avevano fatto nulla. Ecco perché ancora oggi si cerca di valorizzare ogni etnia, donandole importanza. È per colpa di alcune persone se i tuoi genitori sono dovuti scappare e tu e i tuoi fratelli e le tue sorelle siete stati abbandonati a Bologna. Oltre alla presentazione, ho visionato un documentario su questo libro. Tu raccontavi che anche durante quel periodo buio e triste c'era qualcosa di bello. Gli aerei che bombardavano erano lucenti e di un colore argenteo. Per te era normale, dopo la caduta degli aerei, raccogliere gli oggetti che sarebbero potuti essere venduti per guadagnare denaro. La cosa che mi stupisce è proprio questa, la tua capacità di trovare il bene anche in una cosa orrenda. Oggi non sarebbe così, ad ogni minima cosa ci spaventiamo, mentre voi, per una cosa così grave, eravate tranquilli. La Seconda Guerra Mondiale ti ha portato a separarti dai tuoi genitori per anni. Sei stato molto forte a resistere a tutto ciò, io non ce l'avrei fatta.
Quel che è successo è stato bruttissimo e non si può dimenticare, ma grazie a questo libro e al documentario si riesce a ricordare e dare la parola a chi non l'ha mai avuta. La tua vita dopo la liberazione è cambiata, ma anche prima voi avreste dovuto avere libertà di avere la vostra origine e non essere giudicati. Da quel momento la vita è progredita, anche se non abbiamo ancora raggiunto stabilità, ma mi sento fortunata ad essere nata ora. Spero che queste cose non vengano viste e lette da tutti, perché sarebbe utile a capire e riflettere come ho fatto io grazie ad essi. Spero tu riesca a superare tutto, anche se con un po' di fatica. A presto, Sara. C'è ancora una? Tre. Ancora l'ultima, dai. L'ultima. Chi viene? Cari cigni di guerra, ovviamente non posso immaginare neanche lontanamente quello che avete dovuto passare. Non posso immaginare cosa voglia dire sentire degli aerei che passano sopra casa e che in pochi secondi potrebbero distruggerla. Non posso immaginare cosa voglia dire patire la fame. Non posso immaginare l'emozione che avete provato il giorno in cui gli americani liberarono la vostra città. Sono sicuro però che le emozioni erano positive, felicità e gioia per essere stati liberati. Anche oggi, aprile 2021, c'è un nuovo nemico che mina la nostra libertà, il Covid-19. Per evitare la sua diffusione, ognuno di noi ha dovuto rinunciare ad una propria parte della libertà. C'è il coprifuoco, bisogna indossare le mascherine e ci sono limitazioni nei luoghi comuni. Con affetto, Dario. Ma guardate, io adesso o faccio delle altre domande ai fratelli Savini, oppure vi dico qual è il mio preferito. Dico qual è il mio preferito? Dei fratelli. No, dei racconti. Dei fratelli, siete stati tanto bravi tutti e due, farei fatica a scegliere. Allora, il mio preferito di questi racconti, preferito non è neanche la parola giusta in questo caso, diciamo quello che mi ha toccato di più, è questo. Si intitola Le mea nientave ed è di Silvana S., classe 1933. Ma non ve lo posso leggere, perché ogni volta che lo leggo mi viene da piangere, perché Silvana era bambina a Montesole e si è salvata perché è rimasta sotto a dei cadaveri. E quindi non ve lo posso leggere, però ve lo segnalo, vi dico che c'è. Invece mi piacerebbe leggervi ancora due o tre passaggini di altri che mi hanno mostrato una Bologna che io non lo conoscevo, per esempio quel dettaglio qua, pur avendo letto ormai tante cose sul periodo di guerra bolognese. Questo lo dice Sandro B, classe 36, che si intitola Le mei manière che ster da vader e dice, è bello perché avete lasciato sempre il dialetto quando loro l'hanno portato. Tornammo a Bologna quando venne dichiarata città aperta, non c'erano più bombardamenti e la città era diventata un'enorme fattoria, era pieno di animali dappertutto. Beh, ma io sono rimasta impressionata dall'idea che Bologna fosse piena di animali dappertutto. La sera prima della liberazione, anche se c'era il coprifuoco, la gente era tutta in giro, c'era aria di allegria, però durante la notte si sentì un putiferio di cannonate. Alla mattina mio padre arrivò a casa. «Stanno arrivando gli inglesi, stanno arrivando gli inglesi!» ci disse. Uscimmo tutti e mio padre mi mise sulle spalle e vide sfilare tutti sti carri armati e sti camioncioni enormi in via San Vitale. Poi andammo in Piazza Maggiore a vedere tutta questa gente, gli indiani col turbante.
le truppe di colore, ma chi li aveva mai visti? Era tutta gente alta, grande, e ci diedero la cioccolata e del pane bianco. Fu una meraviglia, perché sa, un conto è mangiare e un conto è stare a guardare. A proposito di fame, io sì, ve li leggerei tutti perché sono bellissimi, però forse invece è meglio di no. E ci fermiamo qui? Se qualcuno ha piacere di chiedere la dedica, io credo che voi siate disponibili a farla, vero? Ecco. Se volete, sì, la firma, vero? Firmate il libro. Io ringrazio ancora tutti e tutte, ma devo dire una cosa, che in questa sala non è frequente la presenza di ragazzini, di cinni veri, no? Voi non vi offendete se vi chiamiamo cinni, un pochino, no? E non capita di frequente, ma ancora meno capita, e ci siete riusciti senza retorica, lo dico, ancora meno capita di avere una prima fila così e una prima fila così di sì, e io stavo qui e vi guardavo e vedevo, quando vi vedevo annuire, vi vedevo, il fatto che siete riusciti a creare una corrispondenza, al di là di queste robe qua, siete riusciti di digitali eccetera, siete riusciti a mettere in piedi una corrispondenza vera al di là dello spazio-tempo, no? Che però oggi si è manifestata così davanti ai nostri occhi, quindi grazie. Beh, grazie. Mi permetto di dire che per la bellezza di questi ragazzi merito va anche alla Prof. Donatello, quando le scuole lavorano bene. Volevo solo regalarvi una cosa, tutto questo non è affatto scontato. Fra la cinica che avete in fila adesso ci sono due ragazzi le cui famiglie sono state sterminate ad Auschwitz. Quindi abbiamo ancora molto bisogno di questo racconto. Proprio fra di loro ci sono figli, nipoti di famiglie che hanno perso parenti ad Auschwitz. Quindi tutto questo è molto importante ed è molto, credo che sia importante anche l'apparente leggerezza con cui loro hanno raccontato questo, perché in realtà è apparente. Quindi grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Delle immagini che ci hanno ripreso.
che è una pena, non è che è una pena. Però non va. Ciao, capo, mi sono un figlio di Roberto. Ah, ciao, sì, molto sì, piacere. Ah, ciao, ecco, volevamo ciao, ciao. 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 In questo, bravissimo. In questi sono i due giorni. No, no, no. Bene, bene. Dai, sono contento. Sì, sì, certo. Senti,